evento davvero eccezionale, quello della festa di Gigi di Nola, ormai patrimonio immateriale dell'UNESCO, che come di consueto nell'ultima domenica di giugno celebra la tradizionale ballata dei Gigi e della Barca. Per l'occasione l'intera cittadina si mobilita per onorare San Paolino e le sue gesta, seguendo passo passo l'intera manifestazione, facendo sentire forte la propria presenza dal mattino all'alba fino a quando rientra l'ultimo Giglio. Una festa molto sentita dal popolo nolano, e il nostro obiettivo era quello di farlo conoscere a tanti turisti in movimento che sono sempre alla continua ricerca di nuovi spunti e nuove emozioni. E possiamo dire che la festa di Gigli di emozioni in tutto il weekend ne ha regalate tante. Tra il pubblico quest'anno anche un compatto gruppo di camperisti che hanno partecipato al raduno organizzato da Tecnocamper Eventi. L'entusiasmante idea progetto fortemente voluta da Raffaele Piccirillo, imprenditore locale del settore del turismo all'aria aperta. I vari equipaggi sistemati presso l'area di sosta camper attrezzata per l'occasione sono stati protagonisti anche di un'interessante visita guidata per Nola e in particolare presso i vari punti di partenza dei Gigli Fermi, dove hanno potuto osservare da vicino la bellezza e la maestosità dei rivestimenti realizzati dalle botteghe artigiane di arte locale. Questa mattina abbiamo visto questi gigli che sono un'emozione bellissima. A volte io è la seconda volta che vengo, però ci sono tornata proprio perché è bello, è una cosa emozionante. E poi ci chiediamo, ma come fanno tutte queste persone? Non so, dice che ci sono 50-60 persone sotto. 120. È bellissimo. Poi la bellezza sta anche nelle persone che vediamo che veramente lo sentono questa festa, questo giorno particolare. E quindi anche a noi trasmettono questa gioia, questo modo, e ci viene anche a noi voglia di ballare, insomma, è proprio bello, bellissimo. I Gigli è interessante come manifestazione, perché non è una gara, è diciamo una manifestazione, sono bravi pure nel portarli, nel cullarli, diciamo. Quando torniamo a casa portiamo le foto, lo facciamo vedere ai figli, alle persone, e rimangono tutti meravigliati. Piazza Gremita, quella del Duomo, che nell'ultimo weekend diventa quartier generale dei Gigi e dei rispettivi comitati, che dopo la sfilata del sabato sera, che continua fino a notte inoltrata, vede il suo culmine nella giornata clou della domenica dedicata a questa festa, che inizia con la partenza della ballata dei Gigi e della Barca, che procedono per i vicoli e le strade del centro storico per convergere nuovamente in Piazza Duomo. La città ha saputo accogliere i camperisti nel miglior modo possibile, facendoli sentire a casa loro e facendogli vivere l'emozione che una festa nobile, antica, che è diventata patrimonio dell'UNESCO, non poteva non regalare. Una festa davvero sentita, dove sacro e profano si incontrano, dove l'emozione e il sudore dei cullatori, così si chiamano i 120 uomini preposti al trasporto di ciascun giglio, riescono a trasmettere la forza e la passione che sentono per questa antica festa, portata ancora oggi avanti grazie all'impegno della Fondazione Festa dei Gigli, che valorizza e promuove la conoscenza di questa festa in ambito nazionale e internazionale, tutelandola in ogni sede come patrimonio antropologico, culturale, artistico e religioso originario ed originale della città di Nola, e riconoscendo in queste macchine da festa detti Gigli le connotazioni tipologiche, strutturali ed artistiche quali espressioni di unicità, nonché gli aspetti religiosi della festa, la sua ritualità, l'arte della cartapestia con le storiche botteghe artigiane, uniche e depositarie della tecnica realizzativa dei Gigli e della Barca. Chi veniva per la prima volta della festa dei Gigli sapeva molto poco, per cui abbiamo incentrato le visite guidate sia nel far fare conoscenza e far prendere confidenza al camperista con il Giglio, questo obelisco di 25 metri, si è svettato nei cieli di Nola per tutta la settimana, e poi fargli conoscere anche un po' quella che è la storia dei Gigli, della festa, per cui hanno avuto modo di poter vedere filmati, diapositive, hanno avuto modo di ascoltare le guide, che hanno saputo anche questa volta trasmettere il bello che la festa dei Gigli dà e che regala a tutti i nolani ormai da centinaia d'anni.
Sempre secondo il programma previsto da Tecnocamper Eventi, presso l'area di Sosta Camper si è poi tenuta una particolare degustazione dei prodotti offerti da Chef Luigi, giovane azienda campana che ha sede a Nola, che ha offerto ai partecipanti al raduno dei box di propria produzione completi di tutti gli ingredienti e le procedure necessari per poter preparare in camper un gustoso piatto secondo le ricette autentiche della tradizione culinaria italiana. Il Chef Luigi è proprio il compagno ideale per i tuoi viaggi, insomma. Diciamo che abbiamo trovato terreno fertile oggi, perché i camperisti hanno bisogno di piccoli spazi e di cose pronte praticamente per essere preparati velocemente. Noi abbiamo offerto loro la possibilità di trovare dei prodotti italiani, genuini, artigianali, compattati in un piccolo spazio. Al momento stiamo offrendo 3 ricette, che sono praticamente spaghetti cacio e pepe, penne al pomodoro e orecchiette alle cime di rape. In ognuna di queste confezioni è compreso il necessario per 2 piatti di pasta, diciamo 2 piatti di pasta abbondanti. E praticamente bisogna solo avere a portata di mano una pentola, una padella, dell'acqua e il gioco è fatto. Rendendo ancora più piacevole questo soggiorno a Nola, che oltre ad essere un importante centro della provincia di Napoli, è patria indiscussa di una meravigliosa festività che affonda le proprie radici in tutte le vicende storiche della città, ovvero la festa dei Gigli. Il nostro sogno è quello di creare un approdo permanente per i turisti in movimento in città per far sì che le loro visite, le loro calate a Nola non siano legate solo a eventi particolari ma possono essere più costanti durante l'anno.